Ettore Majoran. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Ettore Majoran. Ettore Majoran, Catania, 5 agosto 1906 Italia, 27 marzo 1938, morte presunta, o in località ignota dopo il 19591, è stato un fisico e accademico italiano. Operò principalmente come teorico della fisica all'interno del gruppo di fisici noto come i ragazzi di Via Panisperna. Le sue opere più importanti hanno riguardato la fisica nucleare e la meccanica quantistica relativistica, con particolari applicazioni nella teoria dei neutrini. La sua improvvisa e misteriosa scomparsa suscitò, dalla primavera del 1938, numerose speculazioni riguardo al possibile suicidio o allontanamento volontario, e le sue reali motivazioni, a causa anche della sua personalità e fama di geniale fisico teorico. Indice 1. Biografia. 1.1. Il passaggio a fisica. 1.2. Il soggiorno tedesco. 1.3. La misteriosa scomparsa. 2. Le ipotesi sulla scomparsa. 2.1. Ipotesi del suicidio. 2.2. Ipotesi monastica. 2.3. Ipotesi tedesca. 2.4. Ipotesi argentina. 2.4.1. Chi l'ha visto, e le indagini della magistratura romana, Majoran ha ritrovato in Venezuela. 2.4.2. La seconda vita di Majoran. 2.5. Ipotesi siciliana. 2.6. Una nuova ipotesi, il ritorno a Roma. 2.7. Reazioni. 3. I contributi di Majoran alla fisica. 3.1. L'esperimento Gerda. 4. Nella cultura di massa. 4.1. Letteratura. 4.2. Musica. 4.3. Cinema. 4.4. Documentari e film biografici. 5. Riconoscimenti. 6. Opere. 7. Note. 8. Bibliografia. 9. Voci correlate. 10. Altri progetti. 11. Collegamenti esterni. Biografia modifica modifica wiki testo. Quirino Majoran, fisico e zio di Ettore. Sono nato a Catania il 5 agosto 1906. Ho seguito gli studi classici conseguendo la licenza liceale nel 1923, ho poi atteso regolarmente agli studi di ingegneria a Roma fino alla soglia dell'ultimo anno. Nel 1928, desiderando occuparmi di scienza pura, ho chiesto e ottenuto il passaggio alla facoltà di fisica e nel 1929 mi sono laureato in fisica teorica sotto la direzione di S. Enrico Fermi svolgendo la tesi, la teoria quantistica dei nuclei radioattivi e ottenendo i pieni voti e la lode. Negli anni successivi ho frequentato liberamente l'Istituto di Fisica di Roma seguendo il movimento scientifico e attendendo a ricerche teoriche di varia indole. Ininterrottamente mi sono giovato della guida sapiente e animatrice di S. e il professore Enrico Fermi II. Ettore Majoran, penultimo di 5 fratelli, nacque a Catania, in via Etnea 251, il 5 agosto del 1906-3 da Fabio Massimo Majoran, 1875-1934, e da Dorina Corso, 1876-1965. Egli apparteneva ad un'antica e prestigiosa famiglia di giuristi originaria di Militello in Val di Catania, vivace centro feudale del Val di Noto, dove per secoli si distinse nella partecipazione alla vita politica ed economica del territorio. Il nonno di Ettore, Salvatore Majoran Calatabiano, 1825-1897, era stato deputato dalla nona alla tredicesima legislatura nelle file della sinistra storica, due volte ministro dell'agricoltura, industria e commercio nel primo e terzo governo De Pretis, 1876-1879, e senatore del Regno d'Italia nel 1879. Il padre Fabio, ultimo di 5 fratelli, si era laureato a 19 anni in ingegneria e quindi in scienze fisiche e matematiche. Gli altri 4 erano Giuseppe, giurista, rettore e deputato, nato nel 1863, Angelo, statista, 1865, Quirino, fisico, 1871, Dante,
giurista e rettore universitario, 1874. Gli altri fratelli di Ettore erano Rosina, Salvatore, dottore in legge e studioso di filosofia, Luciano, ingegnere civile, specializzato ed elettrotecnico che si dedicò anche a progettazioni aeronautiche e alla costruzione di strumenti per l'astronomia ottica. Le sorelle Rosina e Maria erano state educate alla cultura artistica e Maria era diplomata in pianoforte al Conservatorio Santa Cecilia. Un figlio di Luciano, omonimo di Ettore e nato dopo la sua scomparsa, è fisico sperimentale presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Sapienza Università di Roma 4, mentre il figlio di Rosina, Wolfgang Fabio Schulz, già docente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso presso Sapienza, ha sempre coltivato un vivace interesse nel campo delle scienze naturali e umanistiche. Majorana fu un bambino prodigio, rivelando una precoce attitudine verso la matematica e già all'età di 5 anni era in grado di svolgere mentalmente calcoli complicati e sotto la guida del padre si dedicò autonomamente allo studio della fisica, disciplina che sin da piccolo lo affascinava. Ettore terminò le elementari e successivamente il ginnasio, completato in 4 anni, presso il Collegio Massimiliano Massimo dei Gesuiti a Roma. Majorana possedeva un'ottima cultura umanistica, apprezzava molto il conterraneo Luigi Pirandello, nonché un fine senso dell'ironia, ed era estremamente acuto nelle sue rare ma preziose osservazioni. 2. Quando anche la famiglia si trasferì a Roma nel 1921, continuò a frequentare l'Istituto Massimo come esterno per il primo e secondo anno del liceo classico. Frequentò il terzo anno presso l'Istituto Statale Torquato Tasso, e nella sessione estiva del 1923 conseguì la maturità classica. Terminati gli studi liceali, Ettore si iscrisse alla facoltà d'ingegneria. Fra i suoi compagni di corso vi erano il fratello Luciano, Gastone Picque, Emilio Segre, Enrico Volterra. Il passaggio a fisica modifica l'architesto. Emilio Segre, giunto al quarto anno di studi d'ingegneria, decise di passare a fisica. A questa scelta, che meditava da tempo, non erano stati estranei gli incontri, estate del 1927, con Franco Rasetti ed Enrico Fermi, allora 26enne, da poco nominato professore ordinario di fisica teorica all'Università di Roma. Cattedra creata in quel periodo da Orso Mario Corvino, sinotiche, della commissione che assegnò la cattedra a Fermi, era membro Quirino Majorana. Segre riuscì a convincere anche Majorana a passare a fisica, passaggio avvenuto dopo un incontro con Fermi. Ecco il resoconto di Amaldi su quell'incontro. Nell'autunno 1927 e all'inizio dell'inverno 1927-28 Emilio Segre, nel nuovo ambiente che si era formato da pochi mesi attorno a Fermi, parlava frequentemente delle eccezionali qualità di Ettore Majorana e, contemporaneamente, tentava di convincere Ettore Majorana a seguire il suo esempio, facendogli notare come gli studi di fisica fossero assai più consoni di quelli di ingegneria alle sue aspirazioni scientifiche e alle sue capacità speculative. Egli venne all'istituto di via Panisperna e fu accompagnato da Segre nello studio di Fermi dove si trovava anche Rasetti. Fu in quell'occasione che io lo vidi per la prima volta. Da lontano appariva smilzo, con un'andatura timida, quasi incerta, da vicino si notavano i capelli nerissimi, la carnagione scura, le gote lievemente scavate, gli occhi vivacissimi e scintillanti, nell'insieme, l'aspetto di un saraceno. Fermi lavorava allora al modello statistico dell'atomo che prese in seguito il nome di Thomas Fermi. Il discorso con Majorana cadde subito sulle ricerche in corso all'istituto e Fermi espose rapidamente le linee generali del modello, mostrò a Majorana gli estratti dei suoi recenti lavori sull'argomento e, in particolare, la tabella in cui erano raccolti i valori numerici del cosiddetto potenziale universale di Fermi. Majorana ascoltò con interesse e, dopo aver chiesto qualche chiarimento, se ne andò senza manifestare i suoi pensieri e le sue intenzioni. Il giorno dopo, nella tarda mattinata, Majorana si presentò di nuovo all'istituto e chiese di vedere la tabella. Avutala in mano, estrasse dalla tasca un foglietto su cui era scritta una analoga tabella da lui calcolata a casa nelle ultime 24 ore, trasformando,
l'equazione del secondo ordine non lineare di Thomas Fermi in una equazione di Riccati che poi aveva integrato numericamente. Confrontò le due tabelle e, constatato che erano in pieno accordo fra loro, disse che la tabella di Fermi andava bene e, uscito dallo studio, se ne andò dall'istituto. Majorana era quindi tornato non per verificare se la tabella da lui calcolata nelle ultime 24 ore fosse corretta, bensì per verificare se fosse esatta quella di Fermi 5. Leonardo Sciascia. Majorana passò la fisica e cominciò a frequentare l'istituto di via Panisperna regolarmente fino alla laurea, meno di 2 anni dopo. Si laureò, con il voto di 110/110 e lode, il 6 luglio 1929, relatore Enrico Fermi, presentando una tesi sulla teoria quantistica dei nuclei radioattivi. All'istituto Ettore trascorreva molto tempo in biblioteca, preferendo il lavoro solitario allo spirito di gruppo che rese celebri i giovani scienziati che attorniavano Fermi. Fu l'unico a non lavorare in collaborazione diretta con Fermi, anche in qualità di teorico, pur essendo il solo in grado di interagirvi alla pari 6. Un altro aneddoto ricorda il commento sarcastico alla scoperta del neutrone che valse successivamente il premio Nobel per la fisica a James Chadwick. Che cretini! Hanno scoperto il protone neutro e non se ne accorgono. 7. In quel periodo effettuò diversi studi, alcuni dei quali confluirono in diversi articoli su argomenti di spettroscopia e su un articolo sulla descrizione di particelle con spin arbitrario. Effettuò anche brevi studi su moltissimi argomenti che spaziavano dalla fisica terrestre all'ingegneria elettrica, alla termodinamica, allo studio di alcune reazioni nucleari non molto diverse da quelle che sono alla base della bomba atomica. È stato possibile ricostruire in parte il percorso di questi studi in base a una serie di manoscritti, i quaderni e i volumetti, custoditi dalla Domus Galileana di Pisa e pubblicati nel 2068. Per il carattere distaccato, critico e scontroso, allo stesso tempo autocritico e modesto, gli fu affibbiato il soprannome di Grande Inquisitore quando anche tutti gli altri giovani fisici dell'istituto di via Panisperna avevano un soprannome mediato in gran parte dalla gerarchia ecclesiastica. Fermi era il Papa, Rasetti, che spesso sostituiva Fermi in alcune mansioni importanti, il Cardinale Vicario, Corbino il Padre Eterno, Segre Basilisco, per il suo carattere mordace, mentre Amaldi, dalle delicate fattezze femminili, era chiamato Gote Rosse, o Adone, un titolo di cui non era affatto entusiasta. Il soggiorno tedesco modifica Wikitesto. Si lasciò comunque convincere ad andare all'estero, Lipsia e Copenaghen, come anche Enrico Fermi aveva fatto più volte negli anni 20, e gli fu assegnata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche una sovvenzione per tale viaggio che ebbe inizio alla fine di gennaio del 1933 e durò circa 6 mesi. L'incontro con Werner Heisenberg fu proficuo, tanto che questi riuscì, lì dove Fermi e gli altri avevano fallito, a far pubblicare a Majorana über die Kerntheorie, sulla teoria nucleare, in Zeitschrift für Physik, giornale di fisica. Abbiamo alcune sue lettere del periodo tedesco. Il 20 gennaio, in una lettera alla madre scrive: «All'Istituto di Fisica mi hanno accolto molto cordialmente. Ho avuto una lunga conversazione con Heisenberg che è persona straordinariamente cortese e simpatica». In una lettera al padre, il 18 febbraio, scrive: «Ho scritto un articolo sulla struttura dei nuclei che a Heisenberg è piaciuto ben che contenesse alcune correzioni a una sua teoria». Nel viaggio fatto all'estero fu colpito dall'organizzazione tedesca. Ed ecco come illustra nella medesima lettera alla madre la rivoluzione nazista. Lipsia, che era in maggioranza socialdemocratica, ha accettato la rivoluzione senza sforzo. Cortei nazionalisti percorrono frequentemente le vie centrali e periferiche, in silenzio, ma con aspetto sufficientemente marziale. Rare le uniformi brune mentre campeggia ovunque la croce uncinata. La persecuzione ebraica riempie di allegrezza la maggioranza ariana. Il numero di coloro che troveranno posto nell'amministrazione pubblica e in molte private, in seguito all'espulsione degli ebrei, è rilevantissimo, e questo spiega la popolarità della lotta antisemita.
A Berlino oltre il 50% dei procuratori erano israeliti. 10 1/3 sono stati eliminati, gli altri rimangono perché erano in carica nel 14 e hanno fatto la guerra. Negli ambienti universitari l'epurazione sarà completa entro il mese di ottobre. Il nazionalismo tedesco consiste in gran parte nell'orgoglio di razza. In realtà non solo gli ebrei, ma anche i comunisti. E in genere gli avversari del regime vengono in gran parte eliminati dalla vita sociale. Nel complesso l'opera del governo risponde a una necessità storica, far posto alla nuova generazione che rischia di essere soffocata dalla stasi economica. Non è dato sapere se i suoi più intimi collaboratori conoscessero le sue impressioni e le sue idee sulla Germania nazista, è certo comunque che affermi, la cui moglie era ebrea, tali idee e concezioni non dovessero fare grande piacere e certo pure è, vedi in proposito il libro di Recami su Majorana, 9 che segre, ebreo anch'egli, rimase stizzito da un'analoga sua lettera del 22 maggio 1933, nella quale Majorana scrive: non è concepibile che un popolo di 65 milioni, la Germania di quel tempo, si lasciasse guidare da una minoranza di 600.000 gli ebrei che dichiarava apertamente di voler costituire un popolo a sé. Ma in un'altra lettera spedita a Giovanni Gentile Jr. parla di stupida teoria della razza, e nell'ultimo suo articolo pubblicato Majorana esprime, sia pure in modo indiretto, un'opinione positiva del libero arbitrio, opinione che pare incompatibile con il nazismo 10. Successivamente Majorana si recò a Copenaghen, dove conobbe Niels Bohr, la cui frequentazione lo portò a conoscere altri fisici importanti dell'epoca, tra i quali Christian Mler e Arthur A. Rosenfeld, e a frequentare George Plaszek, che già da qualche tempo conosceva 10. Nel 1934, qualche mese dopo il rientro dal soggiorno tedesco, muore a Roma il padre Fabio Majorana, cui Ettore pare fosse legatissimo 11. Nello stesso anno il gruppo di via Panisperna scopre in laboratorio le proprietà dei neutroni lenti, scoperta che dette l'avvio alla realizzazione del primo reattore nucleare sperimentale e della successiva bomba atomica nei laboratori nazionali di Los Alamos, USA, nell'ambito del progetto Manhattan, in piena seconda guerra mondiale. Per circa 3 anni, dal 1934 al 1937, Majorana si chiude in casa a lavorare per ore senza uscire mai, frequentando sempre più saltuariamente l'istituto di fisica di via Panisperna e studiando in maniera quasi furiosa, tanto che i medici arriveranno a diagnosticargli un esaurimento nervoso 11. Sovente se ne stava a casa, non riceveva alcuno e respingeva la corrispondenza scrivendoci di proprio pugno con forte autoironia: si respinge per morte del destinatario. Curava anche poco l'aspetto fisico e si era lasciato crescere barba e capelli. Ma quello che è certo è che non cessava di studiare, i suoi studi si erano ampliati. Questo è il periodo più oscuro della sua vita, non si sa quale fosse la materia dei suoi studi, anche se qualcosa si può dedurre dalle sue lettere, in particolare da una fitta corrispondenza con lo zio Quirino, noto fisico sperimentale, che stava studiando la fotoconducibilità di lamine metalliche 12. Ecco il ritratto che ne dà, in quel periodo, Laura Fermi. Majorana aveva però un carattere strano, era eccessivamente timido e chiuso in sé. La mattina, nell'andare in tram all'istituto, si metteva a pensare con la fronte accigliata. Gli veniva in mente un'idea nuova, o la soluzione di un problema difficile, o la spiegazione di certi risultati sperimentali che erano sembrati incomprensibili, si frugava le tasche, ne estraeva una matita e un pacchetto di sigarette su cui scarabocchiava formule complicate. Sceso dal tram se ne andava tutto assorto, col capochino e un gran ciuffo di capelli neri e scarruffati spioventi sugli occhi. Arrivato all'istituto cercava di Fermi o di Rasetti e, pacchetto di sigarette alla mano, spiegava la sua idea punto. E ancora. Majorana aveva continuato a frequentare l'istituto di Roma e a lavorarvi saltuariamente, nel suo modo peculiare, finché nel 1933 era andato per qualche mese in Germania. Al ritorno non riprese il suo posto nella vita dell'istituto, anzi, non volle più farsi vedere nemmeno dai vecchi compagni.
sul turbamento del suo carattere dovette forse influire un fatto tragico che aveva colpito la famiglia Majoran. Nel 1924 un bimbo in fasce, cugino di Ettore, era morto bruciato nella culla, che aveva preso fuoco inspiegabilmente. Si parlò di delitto. Fu accusato uno zio del piccino e di Ettore. Quest'ultimo si assunse la responsabilità di provare l'innocenza dello zio. Con grande risolutezza si occupò personalmente del processo noto nelle cronache dell'epoca come processo Majoran e terminato nel 1932-13. Trattò con gli avvocati, curò i particolari. Lo zio fu assolto, ma lo sforzo, la preoccupazione continua, le emozioni del processo non potevano non lasciare effetti duraturi in una persona sensibile quale era Ettore. In questo periodo dirà della fisica la frase estremamente sibillina e ambigua, poi variamente interpretata. La fisica è su una strada sbagliata. Siamo tutti su una strada sbagliata. 14-15-16. Nel 1937 Ettore Majoran accettò, dopo aver rifiutato Cambridge, Yale Carnegie Foundation, la cattedra di professore di fisica teorica all'Università di Napoli per meriti scientifici. Pare che tale nomina lo ferì nell'orgoglio, perché aspirava ad una cattedra a Roma, 2, dove si legò d'amicizia con Antonio Carrelli, professore di fisica sperimentale presso lo stesso istituto di fisica. Anche a Napoli Majoran condusse una vita estremamente ritirata, con i suoi malanni che gli davano fastidio e che si ripercuotevano inevitabilmente sul suo carattere e sul suo umore. Il 12 gennaio 1938 Majoran accetta ufficialmente la cattedra di fisica teorica presso l'Università di Napoli, e già il giorno dopo tiene la lezione inaugurale, alla presenza della famiglia 15. La misteriosa scomparsa modifica Nicky Testo. Ultima lettera di Majoran. Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. Annuncio per la scomparsa di Ettore Majoran stampato sulla domenica del Corriere. La sera del 25 marzo 1938, a 31 anni, in un periodo in cui tutto il gruppo di fisici di via Panisperna si stava disperdendo ognuno con i propri incarichi in Italia o all'estero e circa un anno e mezzo prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Ettore Majoran partì da Napoli, dove risiedeva all'albergo Bologna in via De Pretis 72, con un piroscafo della Tirrenia alla volta di Palermo, dove si fermò un paio di giorni alloggiando al Grand Hotel Sole. Il viaggio gli era stato consigliato dai suoi più stretti amici, che lo avevano invitato a prendersi un periodo di riposo. Il giorno stesso a Napoli, prima di partire, aveva scritto a Carrelli la seguente missiva. Caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo istituto, particolarmente asciuti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo almeno fino alle 11 di questa sera, e possibilmente anche dopo. Ai familiari aveva invece scritto: ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. Il 26 marzo Carrelli ricevette da Majoran un telegramma in cui gli diceva di non preoccuparsi di quanto scritto nella lettera che gli aveva precedentemente inviato. Non allarmarti. Segue lettera. Majoran. Lo stesso giorno fu scritta e spedita anche questa ultima lettera,
dopo il viaggio di andata. Palermo, 26 marzo 1938, 16. Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. Ma Majorana non comparve più. Si iniziarono le ricerche. Delle indagini si occupò il capo della polizia Arturo Bocchini, sollecitato da una lettera urgente di Giovanni Gentile. Del caso si interessò lo stesso Mussolini, che ricevette una supplica della madre di Majorana e una lettera di Enrico Fermi. Sulla copertina del fascicolo in questione scrisse: «Voglio che si trovi». E Bocchini, evidentemente, per alcuni indizi poco incline all'ipotesi del suicidio, aggiunse di sua mano: «I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire 17. Fu anche proposta una ricompensa, 30.000 lire, per chi ne desse notizie, ma non si seppe mai più nulla di lui, almeno non in modo inequivocabile. Il professor Vittorio Strazzari dell'Università di Palermo asserì di averlo visto a bordo alle prime luci dell'alba del 27 marzo mentre il piroscafo sul quale era imbarcato si accingeva ad attraccare a Napoli. In realtà egli condivise la cuccetta con un giovane viaggiatore che, secondo la descrizione, corrispondeva a Majorana, da lui mai conosciuto personalmente. Un marinaio asserì di averlo scorto, dopo aver doppiato Capri, non molto prima che il piroscafo attraccasse, e la società Tirrenia, anche se l'episodio non fu mai confermato, asserì che il biglietto di Majorana era tra quelli testimonianti lo sbarco. Anche un'infermiera che lo conosceva sostenne di averlo visto, in questo caso nei primi giorni dell'aprile 1938, mentre camminava per strada a Napoli. Ma non fu mai trovata nessuna traccia documentata della sua destinazione e le ricerche in mare non diedero alcun esito. Le indagini furono condotte per circa 3 mesi e si estesero a una residenza dei gesuiti che si trovava vicino a dove lui abitava, dove pare si fosse rivolto per chiedere una qualche sorta di aiuto, forse come reminiscenza del suo periodo scolastico presso i gesuiti di Roma. La famiglia seguì anche una pista che sembrava portare al convento di S. Pasquale di Portici, ma alle domande rivoltegli il padre guardiano rispose: «Perché volete sapere dove? L'importante è che egli sia felice». 12. Ci fu una ridda di ipotesi e indizi, ma non si ebbero mai certezze sulla sorte di Majorana. Nelle sue lettere egli non parla mai di suicidio, ma solo di scomparsa ed era persona attenta alle parole. 12. In realtà non si sa se Majorana fosse davvero ripartito da Palermo per Napoli nel viaggio di ritorno come da lui annunciato, se si sia gettato in mare o se abbia voluto far perdere le proprie tracce, cedendo il biglietto ad un altro in attesa di imbarco, depistando tutti con dichiarazioni ambigue, contraddittorie e spiazzanti. L'unica certezza è che già a gennaio del 38 Majorana aveva chiesto di prelevare dalla banca i suoi soldi, e qualche giorno prima del 25 marzo aveva ritirato 5 stipendi arretrati, che fino a quel momento non si era preoccupato di riscuotere. Il suo passaporto non fu mai trovato. Il giorno prima di salpare da Napoli verso Palermo nel viaggio di andata, dunque non al ritorno da Palermo, aveva consegnato alla sua allieva Gilda Senatore una cartella di materiale scientifico. Questi documenti furono mostrati dopo vari anni a suo marito, anch'egli fisico, che ne parlò con Carrelli che lo riferì al rettore che volle visionarli, dopodiché le carte si persero. Le ipotesi sulla scomparsa modifica Nicky testo. Appunti manoscritti preparatori o l'equazione a infinite componenti. Le ipotesi che sono state fatte sulla scomparsa volontaria di Ettore Majorana 18, seguono soprattutto 5 filoni, quello del suicidio, quello monastico, quello tedesco, quello sudamericano e quello siciliano. Ipotesi del suicidio modifica Nicky testo. L'ipotesi del suicidio, adombrato, ma non esplicitamente annunciato da Majorana nelle sue ultime lettere, è estremamente dolorosa e per l'epoca anche infamante.
le repentine variazioni di intenti.